Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi avete chiesto di mostrarvi i mazzi della mia collezione di tarocchi ed eccoci qua. In realtà nel mio canale è già presente una playlist dove potete trovare i video relativi ad alcuni miei mazzi di carte. In questo video vi parlo di questo mazzo, i tarocchi di Laura Tuan. Come molti di voi saprete, la Tuan è un'autrice molto valida che io apprezzo molto. Infatti, anche in altri video postati un po' di tempo fa, consiglio appunto il suo libro Il linguaggio segreto dei tarocchi, che è, almeno in italiano, uno dei migliori testi disponibili e soprattutto uno dei più completi, in quanto non si occupa soltanto del significato delle 78 carte dei tarocchi, ma approfondisce un po' tutto quello che riguarda i tarocchi, dal simbolismo dei numeri a quello dei colori e così via. Laura Tuan non si occupa soltanto di tarocchi e di cartomanzia, ma di tanti altri argomenti ed io la apprezzo perché trovo che sia una persona molto preparata, molto professionale e i suoi libri e i suoi mazzi di carte riflettono appunto la sua bravura, la sua preparazione. Questo è un mazzo di carte uscito in realtà un bel po' di tempo fa, parliamo all'incirca della metà degli anni 90. La confezione è composta da un cofanetto in cartone rigido. Troviamo poi un mazzo di carte completo, composto quindi dagli arcani maggiori e dagli arcani minori, ed un libretto. Il libretto si apre con una breve storia dei tarocchi. Ci sono poi varie raccomandazioni, cosa fare e cosa evitare di fare. Come approcciarsi ad una lettura per se stessi, ma anche per gli altri. Troviamo poi alcune raccomandazioni per poter eseguire al meglio le nostre stesure. Proseguendo, troviamo poi per ogni arcano maggiore una descrizione della carta, i significati al positivo, i significati al negativo, i luoghi che la carta può indicare, i tempi ed infine il consiglio dell'arcano. Subito dopo gli arcani maggiori troviamo la sezione dedicata agli arcani minori. Per ogni arcano troviamo una parola chiave, il periodo al quale fa riferimento la carta, i significati divinatori al diritto e al rovescio e infine anche qui il consiglio dell'arcano. Il libretto infine si chiude con una serie di stesure da poter utilizzare. Con i tarocchi, stesure che prevedono l'utilizzo di poche carte, così come sono presenti stesure con un numero maggiore di carte. La qualità delle carte è molto buona. Si tratta ovviamente di cartoncino, ma sono molto resistenti e difficilmente si rovinano anche con un uso quotidiano. Sono piuttosto grandi come carte, quindi magari chi ha le mani particolarmente piccole può avere almeno inizialmente qualche difficoltà a maneggiarle, ma io le trovo comunque abbastanza comode sia nel mescolarle che nell'effettuare le stesure. Questo è un mazzo che a me piace particolarmente e che sicuramente consiglio, anche se, come detto, almeno per quanto riguarda questa edizione, è piuttosto datata e credo non sia più in commercio, ma volendo sicuramente si possono trovare su qualche sito dell'usato tipo eBay, Subito, Amazon e così via, anche ad un buon prezzo. Ora è tutto, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo, se lo avete e come vi trovate. Alla prossima, ciao!